in mezzo c'è Perez, esce su Di Lirópolo, pallone in mezzo Moras, occhio perché finisce giù Cristodoulopoulos, calcio di rigore, calcio di rigore, aspettate un attimo Tommasi, credo che sia stato calcio di rigore, guarda bene, potrebbe essere stato orsato consigliare a Tommasi la decisione giusta, c'è già qui c'è la prima spinta e qui c'è la trattenuta di calciatore, un po' ingenua e non nettissima, ma calciatore trattiene questo Cristodoulopoulos, sì, si allunga la maglia, questo è calcio di rigore. Già prima c'è stata una spinta piena. Moras aveva rischiato, ma calciatore molto ingenuo perché si appende alla maglia, si vede la maglia di Cristodoulopoulos che viene tirata. Se ne accorge Tommasi o forse se ne accorge prima di lui orsato. Per me è stato orsato. In ogni caso è la decisione giusta. Esattamente. Dal dischetto pronto Orlando Bianchi. Questo è il rigorometro del numero 9 del Bologna, che non ha, come vedete, un punto fisso dove manda il pallone. Cambia a seconda del momento. Bianchi contro Raffaello. Minuto numero 2 del secondo tempo. Parte Bianchi la palla. Ed è anche un gioco pesante perché era diffidato e dovrà saltare, Bologna sa solo. Grande parata, aspettando fino all'ultimo a buttarsi, adesso lo vediamo dare il rigore. Però vedi, si ferma fino a dopo, poi prende la decisione giusta e va sulla destra e respinge. La parata di Raffaele che sceglie il lato ed è quello giusto, esplode il Bentegodi non per un gol, ma per il rigore fallito Rolando Bianchi che lascia tutto in parità. Albertazzi.